da Arrigo Boito e Gino Ugo Tarchetti, da Giacomo Leopardi a Enrico Cavacchioli, sono molti gli scrittori italiani che hanno scritto pagine e versi luguri. Olindo Guerrini nel Canto dell'Odio, uno dei pezzi più famosi della poesia popolare dell'Ottocento, maledice la donna che lo ha respinto, descrivendole con toni macabri cosa le succederà quando sarà un cadavere sotto la terra grassa. Al genere gotico rurale appartengono i racconti di Eraldo Baldini, tra i quali Notte di San Giovanni, e gli humor nero caratterizza alcuni monologhi di Giuseppe Bellosi, che si ispira a Raffaello Baldini. Così come un'atmosfera noir è nella favola popolare dell'Uccello Grifone. Anche molte antiche ballate spesso hanno come protagonisti inquietanti personaggi. Lo studente assassino che, spinto dalla madre, uccide la propria amante estirpandole il cuore. Billy Budd, il marinaio condannato a morte che racconterà come il mare lo abbia sommerso fino a trascinarlo per sempre negli abissi dell'odio. Skunk, il collezionista di mani, vive nei boschi e aspetta qualcuno che abbia bisogno di un assassino. Se lo incontrerete, non vi resterà tempo per raccontarlo. Gli invitati al ballo di San Giovanni, e in particolare una ragazza che attende invano il suo amato che si è recato a Parigi. La ragazza bruna che per gelosia uccide sua sorella bionda, ma poi viene scoperta perché il corpo della vittima diviene un'arpa che rivela con la propria voce il misfatto commesso. La donna lombarda che, istigata dal re, vuole avvelenare il marito, che però la scopre grazie all'allarme lanciato dal figlio neonato e la uccide ferocemente. Una ciurma di strani marinai che vengono a rapire la figlia del pastore protestante per condurla all'inferno. Adesso non so permettere di respirare. Muoce in chi mi cerca, chi mi dà la casa, e non posso far me, e non posso neanche mandare aiuto. E poi tra un'ora, un sparadè, mi dovuto camapoglio. E me, e gli la faccio chiocco, che so grasso come un porco. Anzi, adesso che penso, faccio proprio.